Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. La deputata del PD Stefania Pezzopane e il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi chiedono di concentrare i ricoverati in terapia intensiva per Covid nell'ospedale inaugurato un anno fa a Pescara. Dal coordinatore della struttura per l'emergenza sanitaria, Alberto Albani, però è giunto un lapidario no, il servizio di Giuseppe Dintino. Ci sono stati dei rifiuti da parte dell'ASL di Pescara per ricoverare all'interno dell'ospedale Covid e questa è una cosa inaccettabile. L'Aquila contro Pescara, motivo del contendere il Covid Hospital del capoluogo adriatico, dove la deputata del PD Stefania Pezzopane suggerisce di spostare i ricoverati così da concentrare lì la battaglia contro il virus. A questo scopo l'ex presidente della provincia aquilana ha presentato un'interrogazione parlamentare per chieder conto della struttura finanziata con 7 milioni di euro dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e con 3 milioni dalla Banca d'Italia. Mi rivolgo a Speranza perché nel piano nazionale l'ospedale Covid di Pescara è appunto l'ospedale di riferimento regionale. Mi rivolgo a Figliuolo perché il suo predecessore ha dato 11 milioni di euro per farlo e mi rivolgo alla Corte dei Conti perché è inammissibile che si spendano soldi pubblici per una funzione che poi non viene assolta. Dello stesso avviso anche il sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi, così come il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Pierluigi Cosenza. Immediata però la risposta del numero uno del Comitato Tecnico Scientifico Abruzzese, Alberto Albani, che ha detto un secco no al trasferimento dei pazienti. Il primo cittadino dell'Aquila ha replicato stizzito al coordinatore della struttura per l'emergenza sanitaria. Albani lavora non per gli abruzzesi, ma solo per la sua ASL di appartenenza, quella di Pescara, ha detto Biondi, chiedendo all'assessore Verì di rimuovere il dottore dal suo incarico. Il sindaco arriva tardi, commenta la Pezzopane. Ecco, ora si accorge finalmente che quell'ospedale non sta assolvendo alla funzione per cui è stato fatto e per cui sono stati spesi soldi pubblici e si mette a litigare con Albani, ma io credo che debba litigare con Marsilio, non con Albani, che ha detto delle cose irricevibili e assurde, ma che comunque non è il decisore politico. Il decisore politico è la giunta regionale, il suo presidente Marsilio. Albani ha detto no al trasferimento dei pazienti perché con questi dovrebbe spostarsi anche il personale sanitario. In particolare, gli anestesisti pescaresi dovrebbero essere dirottati al Covid Hospital, causando la riduzione degli interventi e il rallentamento dell'attività ordinaria dell'ospedale. È gravissimo, chiosa la deputata. Forse l'obiettivo è realizzare il DEA di secondo livello a Pescara coi soldi del Covid. L'affermazione di Albani è gravissima. Ecco perché mi rivolgo alla Corte dei Conti, perché significa che è stato fatto un ospedale Covid fallocco, perché se fai un ospedale per 214 posti, di cui 40 terapia intensiva, devi provvedere al personale. Non è che poi per curare il personale devi far venire i medici d'altrove. Evidentemente quell'ospedale è stato fatto per altri scopi. 214 posti letto in più da numerare con gli altri che fanno salire in maniera importante il numero complessivo tale da poter ambire al LEA di secondo livello. Ma questa cosa non si può fare prendendo in giro gli abruzzesi. Salgono i contagi e le ospedalizzazioni in Abruzzo, ma la regione lavora per riaprire il 13 settembre, le scuole tutte in presenza. Paolo Renzetti. Assessore, crescono i numeri per quanto riguarda i contagi nella nostra regione, c'è stato anche un aumento di ospedalizzazioni, però la situazione in Abruzzo rispetto ad altre regioni è una situazione sicuramente che in questo momento non crea allarme. Sì, è vero, abbiamo un aumento di occupazione dei posti letto sia in terapia intensiva che subintensiva, però sono al 50% di quelli della media nazionale, quindi molto al di sotto di quell'allarme che si può creare per cambiare
colore alla nostra regione. In ogni caso sono segnali importanti determinati purtroppo da dei positivi prevalentemente riscontrati in età giovanile, tra i giovani, e quindi un'attenzione particolare a livello comportamentale, perché è importante rispettare le norme al di là delle vaccinazioni e di tutti i problemi di cui ne siamo pienamente a conoscenza del valore della vaccinazione. Il mio appello è di evitare quegli assembramenti, quelle relazioni purtroppo che incidono in maniera notevole poi sul contagio e soprattutto sulla variante che è molto incisiva nella nostra regione. In queste ore stanno partendo le vaccinazioni per gli over 12? Sì, noi abbiamo dato la possibilità attraverso dei drive-in, abbiamo aperto delle postazioni, sono diversi giovani che ne hanno fatto richiesta e siamo anche tra le prime regioni ad avere questa percentuale di vaccinati. È importante questa percentuale, diciamo valida, importante nella nostra regione, perché in prossimità della riapertura della scuola dobbiamo partire sempre di più in sicurezza. Ci auguriamo che il 13 sia la data possibile, altrimenti ci troveremo costretti a spostarlo, ma è un'eventuale ipotesi da valutare, perché noi vogliamo riaprire in presenza e ci auguriamo anche che il corpo docente, gli insegnanti si vaccinano ancora di più. In questi giorni c'è un aumento di richieste da parte loro. Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pescara è intervenuta sul lungo fiume del capoluogo adriatico per recuperare il corpo senza vita di una donna. La squadra, giunta sul posto dopo che alla sala operativa del 115 è arrivata la segnalazione dell'avvistamento di un cadavere nelle acque del Porto Canale, ha raggiunto la zona indicata per recuperare il corpo e riportarlo sulla banchina. Sul posto i militari della compagnia dei carabinieri del comando provinciale e gli uomini della guardia costiera. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine su eventuali segnalazioni di persone scomparse. Si chiama Pescara Sicura il progetto che così coinvolge enti ed istituzioni per combattere le piaghe di droga e alcol. Il servizio. Presentato questa mattina a Palazzo di Città il progetto Pescara Sicura. Si tratta di un innovativo progetto di stratificazione e incidenza di alcol e droghe anche di nuova generazione, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga, per un totale di 350.000 euro e realizzato in collaborazione tra l'amministrazione comunale di Pescara, l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio e ASL, in accordo con la Prefettura e le varie forze dell'ordine che operano sul territorio. Il progetto dura 12 mesi, ci sono coinvolte 31 scuole e sono coinvolti anche 13 dipartimenti universitari, ci saranno test di controllo, 1100 test, il laboratorio mobile con 6 medici e analisti, 6 etilometri e poi una grande collaborazione stabile tra l'università D'Annunzio, il Dipartimento di Farmatossicologia, poi l'ospedale di Pescara, la Polizia Municipale, un grande progetto di Pescara Sicura. Faremo un controllo a tappeto in città per verificare i comportamenti e gli incidenti legati a fenomeni di droga o di alcol. È un'arma in più, un progetto che mette insieme diversi attori, a partire dal comune di Pescara, chiaramente comune capofila, che consente di sviluppare una strategia complessiva a 360 gradi per contrastare un fenomeno che crea preoccupazione dal punto di vista della sicurezza e ancora di più del disagio sociale. Sicuramente il problema della diffusione della droga non è legato alla città di Pescara, è un legato a un certo territorio, è un problema della società moderna sul quale dobbiamo lavorare a 360 gradi, sul piano della prevenzione e sul piano del contrasto, come facciamo. Il gruppo unitario per le foreste italiane, il GUFI, e la società italiana di restauro forestale, il SIRF, hanno presentato al sindaco di Pescara, Carlo Masci, una offerta di collaborazione scientifica a titolo gratuito per riqualificazione e restauro della riserva naturale Pineta d'Annunziana, gravemente danneggiata dall'incendio del 1 agosto scorso. Nella lettera inviata al sindaco, firmata dal biologo Giovanni Damiani, già direttore tecnico di Arta Abruzzo e ancora prima assessore
regionale all'ambiente, si ricorda che tra i componenti delle associazioni vi sono Francesco Spada dell'Università di Roma, attualmente Università di Uppsala, e Franco Tassi, presidente del Centro Parchi Internazionale, che conoscono la Pineta perché chiamati nel 1975 dall'amministrazione comunale a svolgere valutazioni sull'area verde in fase di acquisizione all'interno di un gruppo di esperti. E poi Bartolomeo Schirone dell'Università della Tuscia Viterbo e ancora il professor Kevin Cianfaglione dell'Università della Lorena, il professor Franco Pedrotti, botanico di fama internazionale, il generale Silvano Landi, già direttore della Scuola Nazionale Forestale del Corpo Forestale ed esperto di incendi boschivi, il professor Alessandro Bottacci, attuale direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Monte Falterona e Campigna. In queste ore il sindaco di Pescara Masci firmerà l'ordinanza riguardante gli orari della movida cittadina. Fino al termine di agosto non ci saranno sostanziali modifiche, ma in prospettiva Confartigianato chiede certezze. Difficile la situazione a Pescara Vecchia, vediamo. In queste ore il sindaco di Pescara sta firmando la nuova ordinanza per quanto riguarda gli orari della movida. Non sono previste sostanziali variazioni rispetto a quello che è stato fino ad oggi, direttore. Ma come sta andando la stagione e come state vivendo quest'estate particolare, così come è stata particolare lo scorso anno? La situazione è diversa anche da, rispetto ai settori di interesse. Piazza Muzzi, la movida ha una situazione trasversale, qualcuno ha retto, qualcuno ha lavorato anche più e qualcuno meno, frutto anche delle diverse tipologie di attività. È ovvio che questo però valore lo dobbiamo contestualizzare a mesi e mesi di chiusura, per cui noi abbiamo chiesto intanto di prolungare l'orario attuale, cioè sempre le due, che poi è quello che avevamo chiesto a giugno, e soprattutto abbiamo chiesto relativamente a quella zona un tavolo con i rappresentanti, diciamo, del condominio rappresentato tranquillamente a Battisti, per definitivamente tirare una linea e trovare delle condizioni per consentire a quelle attività che devono poter lavorare in tranquillità, così come anche i condomini, e troveremo sicuramente una quadra. C'è invece una situazione drammatica al centro storico. Noi stiamo incontrando giornalmente le attività, lì il 30% di attività hanno già chiuso, e faremo sicuramente un progetto, un piano di rilancio che a settembre consegneremo al comune. La situazione invernale è sicuramente una situazione da tenere sotto controllo, perché è fondamentale, ripeto, fondamentale non trasmettere idee eventuali di chiusura, eccetera. È passato un anno e mezzo, tutti hanno fatto quello che devono fare, le attività devono essere coscienti che possono investire, non possono avere sul collo il rischio chiusura come è stata l'inverno scorso. Ora andiamo nella Marsica, è ripreso l'iter per la riqualificazione dello stadio dei Pini di Avezzano, approvato il progetto, ora l'amministrazione ha aperto il bando per l'assegnazione dei lavori, vediamo. Procede a passo spedito l'iter per i lavori di riqualificazione dello stadio dei Pini di Avezzano. Dopo aver rimesso in piedi il progetto, l'amministrazione comunale ha fatto scattare le procedure per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati alla procedura per l'assegnazione dell'appalto da 1 milione di euro. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato a venerdì 3 settembre. Il restyling prevede il rifacimento e la messa in sicurezza delle gradinate, la realizzazione degli spogliatoi e la nuova pista di atletica a 8 corsie. Termine dei lavori fissato a 180 giorni dall'apertura del cantiere. Entro la prossima estate, dunque, la struttura di Borgo Pineta, storico fiore all'occhiello della città, vedrà finalmente concretizzato il proprio rinascimento. Spero che possa diventare uno degli stadi più belli d'Italia, nel senso che avrà 8 corsie, ma avrà anche un percorso sportivo in cui ci sarà la cultura sportiva. Questo anche al sostegno di alcuni, per adesso, amici cittadini e dirigenti di industrie, di studi medici, professionisti, che mi daranno una mano, nel senso che questo stadio prevede anche una base di cultura sportiva, con delle immagini, con delle illuminazioni. Stiamo collaborando con l'Istituto Industriale di Avezzano e ringrazio il dottor Buzzelli, il dirigente scolastico, che si è reso disponibile, e le sue insegnanti, che sono di una preparazione e all'avanguardia, per cui ingegneri informatici, robotica, eccetera. Io credo che i cittadini saranno orgogliosi di questa struttura, che sarà ovviamente messa a disposizione della cittadina
ma con delle regole precise. Purtroppo non abbiamo sempre il rispetto delle strutture, quindi chiaramente sarà normato. Non sarà possibile che tutti vengano se non hanno un'autocertificazione, se non hanno una necessità di utilizzare la struttura. Sì, si può visionare, ovviamente si può tranquillamente vedere, ma non quello che sta succedendo adesso, che si arriva con le biciclette, con i pattini sulla pista, con i monopattini elettrici, no, tutto questo non lo permetterà questa amministrazione. Nonostante la pandemia, negli ultimi anni nella nostra regione c'è stata una impennata di richieste per l'immobiliare di lusso. Dopo il lungomare di Montesilvano e Roseto, questi nuovi modi di concepire la casa arriveranno anche a Pineto e Giulianova. Stefano Recanati. Lo scorso anno fu la volta di Waterfront Roseto, un progetto innovativo con un doppio scopo: valorizzare un territorio rimasto ancora inutilizzato come il terreno delle baracche e riqualificare la zona sud del lungomare a ridosso del sottopasso di via Marco Polo. Quest'anno Abba & Friends ha replicato, presentando in una serata conviviale, due nuovi progetti che andranno ad arricchire l'offerta immobiliare luxury sui territori di Pineto e Giulianova. Presentiamo altri progetti sia su Giulianova, Pineto, Roseto, quindi sono più progetti che presenteremo anche questa sera e speriamo che sono di gradimento riguardo ai nostri già clienti, i nostri partner che collaborano con noi. E oggi i nostri progetti sono incentrati proprio su quelli che sono le nostre zone, quindi l'Abruzzo costiero, e questo è quello dove oggi stiamo operando maggiormente. Tiene il mercato dell'immobiliare di lusso dove, soprattutto a causa della pandemia, ha fatto registrare lievi flessioni nei prezzi, ma resta un mercato che ha chiuso il 2020 in positivo. La terrazza e il piano alto si confermano i due principali elementi che contraddistinguono le richieste di residenze di pregio, seguite dalla presenza del giardino, visto che i periodi di lockdown hanno accresciuto l'esigenza di vivere anche gli spazi esterni della propria abitazione. Dunque un modo diverso di concepire la casa, non più un luogo dove dormire, ma di fatto un nuovo modo di godersi le giornate o la propria vacanza. L'accettazione del mercato è stato andato oltre alle aspettative e abbiamo una risposta veramente che è quella che ci mantiene molto entusiaste e nella ricerca di nuove proposte, nuovi progetti. Non solo investire sul territorio dal punto di vista commerciale, ma credere in questi luoghi, scommettendo fortemente sul sociale, in questo caso nello sport. Portiamo avanti un progetto importante con la Pineto Volley in Serie A3 e quindi siamo impegnati anche in questo, dove abbiamo un settore giovanile che contano più di 100 bambini e quindi stiamo lavorando anche sullo sport, sul sociale, cercando di ridare qualcosa al territorio, visto che il territorio sta dando tanto a noi. Nell'ambito del cartellone di eventi estivi di Teramo, Natura Indomita prenderà il via da domani e fino al 29 agosto la rassegna Teramo Jazz, che si svolgerà nell'area concerti del Parco Fluviale. Vediamo. Teramo Jazz ha come idea principale la ricerca o comunque l'attenzione alla programmazione che non faccia parte del circuito, fra virgolette, mainstream del jazz italiano. Non che quello non valga la pena di essere ascoltato, ma diciamo soltanto ci siamo posizionati su un altro tipo di discorso. Siamo molto orgogliosi di presentare questo programma. Sabato cominciamo con Francesco Berzatti, Timissima Quartet, che presenta il suo progetto su Zorro. Domenica 22 abbiamo Fabio Zeppetella, Gabriele Mirabassi e Ares Tavolazzi Trio. Sabato 28 abbiamo Matt Trio, formati da Francesco Diodati, Marcello Allulli ed Ermanno Baron. E il 29 una formazione romana molto particolare, i Roots Magic. Sarà necessario avere il Green Pass per entrare ai concerti. I biglietti costano 8 euro all'ingresso singolo, c'è la possibilità di comprare abbonamenti per due concerti a 14 euro e per quattro concerti a 24 euro. Teramo Jazz è arrivata alla sua quinta edizione, è ACS come circuito di distribuzione dello spettacolo dal vivo, è molto soddisfatta di entrare all'interno dell'organizzazione di Teramo Jazz, perché è un prodotto di ricerca, un prodotto culturale importante che fa della ricerca sugli artisti, sulla musica, in particolare del jazz, il suo punto forte. Il
Il bilancio è sicuramente positivo sia per quanto riguarda i numeri tracciati delle aree eventi che sfiorano le 20.000 presenze ormai, ma anche per tutto il riflesso che di turisti, di curiosi che hanno comunque invaso la città di Teramo e che hanno veramente reso viva questa estate teramana. Quindi di per sé possiamo dire che una ricetta studiata, pensata per il turismo di prossimità in questo momento storico preciso sta funzionando molto bene, con i siti museali aperti, la possibilità di visitarli anche dopo negli orari serali, quindi anche fino alle 21, la possibilità di ospitare in questa città, di avere delle attività di somministrazione che sono in questo momento hanno invaso chiaramente gli spazi pubblici, che quindi sono molto più accoglienti, vanno a concludere un'offerta comunque sulla città di Teramo che secondo noi ha cambiato un po', no? la visione estiva di questa città, e finalmente possiamo dire che Teramo può avere una vocazione estiva. È venuta a mancare ieri mattina all'età di 70 anni Paola Manzo, conosciutissima a Pescara, dove è stata titolare di diversi negozi di abbigliamento. Negli anni 80 e 90 ha curato l'immagine dei locali più in voga della città. Il papà Angelo è stato tra i fondatori del gruppo dei Pescara Rangers. I funerali si sono svolti stamani nella chiesa di Sant'Antonio. Da parte dell'editore di TV6 Quintino Pallante e di tutta la redazione, le più sentite condoglianze alla famiglia. Ed ora lo sport. Il Pescara supera il primo turno di Coppa Italia di Serie C. Nel debutto ufficiale i biancazzurri hanno battuto l'Olbia per 2-0 grazie alle reti siglate nel secondo tempo da Galano e Cancellotti. La partita restituisce spiragli di permanenza proprio per Galano e Busellato entrati nella ripresa. Il servizio della gara e poi le dichiarazioni degli allenatori Auteri e Canzi. Buona la prima da tre punti in attesa del campionato e della sfida con l'Ancona Matelica. L'Adriatico Giovanni Cornacchia, il Pescara di Auteri supera l'Olbia grazie alle reti segnate nella ripresa da Galano e Cancellotti. Finisce 2-0 contro i Sardi, vittoria meritata per la formazione del presidente Daniele Sebastiani. Il tecnico biancazzurro ripropone il modulo 3-4-3 e per 10 undicesimi la squadra scese in campo a Castel di Sangro con il Napoli e con l'unica variante di Di Gennaro a difesa dei pali al posto di Sorrentino. Gli ospiti rispondono con il 4-3-1-2 in campo. L'abruzzese Manuel Giandonato si gioca su un campo in pessime condizioni e di fronte a poco meno di 2.000 spettatori restano fuori, come annunciato, i Pescara Rangers. Prime battute di gara con i neri ospiti pimpanti. Al 17esimo però il Pescara è pericoloso con Zappella, che servito da Bocic calcia in area trovando la deviazione in corner di Ciocci. Passano 2 minuti e tocca a Memushai dai 20 metri ciabattare una conclusione al lato. Con il trascorrere dei minuti il Delfino cresce, ma al 22esimo Giandonato serve il pallone a Ragazzu, che poi lascia King Udo, che in area calcia addosso a Di Gennaro che salva. Al 23esimo la risposta dei padroni di casa è veemente con Bocic che crossa per De Marchi, che prima di testa e poi con i piedi trova per 2 volte la risposta del portiere sardo. La gara è vivace con i giocatori di Pescara ed Olbia che giocano a buon ritmo nonostante il caldo. Fra i più attivi in casa Pescara c'è Bocic, che al 31esimo prende la mira dalla distanza, mancando però lo specchio della porta. La formazione di casa spinge e si rivede al 43esimo ancora con De Marchi, che con una incornata prepotente chiama Ciocci ad un complicato salvataggio in angolo. Nella ripresa si riparte senza cambi. All'ottavo minuto Memushai di rabbia in area, ma Ciocci è ancora reattivo. Preme la squadra di Auteri, che al 13esimo va vicino al vantaggio con De Marchi, che però mette a lato su angolo di Pompetti. Al 17esimo arriva il turno di Cristian Galano, che prende il posto di Bocic, e De Marchi per De Grazia con Dursi, che passa al centro dell'attacco. I biancazzurri premono senza soluzione di continuità, ma il risultato non si sblocca con l'Olbia tutta arroccata in difesa. Il Pescara assedia la porta sarda e al 26esimo è proprio Galano, su assist di Pompetti, a toccare quel tanto il pallone in area per mettere fuori gioco il portiere dell'Olbia e realizzare la rete del meritato vantaggio. Applausi per l'attaccante pugliese, che era stato fischiato al suo ingresso sul terreno di gioco. Il Pescara non si accontenta e alla mezz'ora Memushai manca di pochissimo il bersaglio grosso. Bisogna però attendere meno di 2 minuti per il raddoppio griffato da Cancellotti su angolo di Pompetti. Il Pescara è sul doppio vantaggio e al 33esimo in campo c'è anche Busellato per Memushai e poi Marilungo per Dursi. Gara quasi in ghiaccio con gli ospiti incapaci di reagire ed il Pescara vicino al tris con Busellato al 93esimo. Pescara batte Olbia 2-0.
1-0, ma il pensiero va già al campionato. Ho visto relativamente al periodo tante cose buone sotto l'atteggiamento di squadra, insomma abbiamo chiuso bene, abbiamo pressato bene, siamo stati compatti, poi è chiaro che ci dobbiamo migliorare in tanti aspetti, alcuni giocatori poi erano reduci, fra quelli che sono scesi in campo oggi inizialmente erano reduci da piccole problematiche, per cui quando in questo periodo non si ha continuità di lavoro già la condizione non può essere perfetta e quindi qualcuno un po' più indietro. Ho visto le cose che mi aspettavo di vedere e devo dire che complessivamente sono moderatamente soddisfatto per quello che abbiamo fatto nel corso dei 90 minuti, per l'atteggiamento di squadra. Poi è chiaro che dobbiamo alzare i livelli e dobbiamo alzare i livelli delle prestazioni individuali, delle prestazioni di squadra, e abbiamo bisogno di tutti. Questo è un dato certo, quindi siamo agli inizi, siamo in uno stato embrionale, però credo che a tratti abbiamo fatto cose discrete. Io mi ero già espresso tanto tempo fa, questi due giocatori fanno parte del nostro contesto per quello che mi riguarda, personalmente sì, poi in questo periodo di lavoro hanno espresso altri desideri e poi forse nell'ultimo periodo mi sono resi conto che questi desideri magari non sono facili e magari si potrebbe avere la voglia di rimettersi in discussione e di riprendersi loro assieme a tutti gli altri, di riprendersi un qualcosa che è stato perso, che ha perso la città e che ha perso la società e che insomma anche loro hanno perso. Per me sono due giocatori importanti. Abbiamo avuto un discreto numero di occasioni nel primo tempo, forse a livello numerico ne abbiamo avuta qualcuna più noi, ma sono decisamente contento del primo tempo dei ragazzi. È chiaro che poi dopo le forze in campo, man mano che passavano i minuti, gli equilibri cambiavano, insomma sapevamo di incontrare una squadra forte sotto tutti gli aspetti, anche sotto quello numerico, quindi man mano che i miei diventavano un po' stanchi, noi in panchina avevamo tanti ragazzi, alla fine ho fatto giocare un 2005, avevo detto ai miei collaboratori di non guardare quelli dopo l'11 perché c'era un'altra squadra, credo che il Pescara avesse un'altra squadra dello stesso livello da mettere in campo, quindi direi che sono moderatamente soddisfatto, come si può essere soddisfatti dopo una sconfitta. E invece per il Teramo è vigilia del debutto stagionale, domani alle 17.30 al Bonolis la sfida di Coppa contro la matricola Monterosi, proprio per il primo turno. Il tecnico Guidi dovrebbe confermare l'11 sceso in campo col Castelnuovo in amichevole, con due ballottaggi nel tridente legati ai nuovi arrivi, Bernardotto insidia Birligea, Malotti contende una maglia a K. E andiamo ad ascoltare proprio Emanuele Malotti, svincolatosi dal Novara dopo la mancata iscrizione del club piemontese. Allora, le mie caratteristiche sono comunque offensive, mi piace giocare davanti, svariare su tutto il lato offensivo, sono un giocatore a cui piace fare uno contro uno, mettere assist, andare al tiro, però posso ricoprire anche il ruolo di centrocampista, l'ho fatto varie volte, quindi diciamo che queste sono le mie caratteristiche. È nata dopo che il Novara ci ha dato il risultato del TAR, che non eravamo ammessi, appena ho sentito la possibilità di venire qua tramite anche il mister Guidi, sono venuto e sono contento di essere qua. Io il mister lo conosco fin da quando ero ragazzino, e mi ha allenato alla Fiorentina, e comunque essendo un modulo e un modo di giocare offensivo mi aiuta nelle mie caratteristiche, quindi spero di rendere al meglio in campo. Potrei giocare sia a destra che a sinistra, ho ricoperto anche il ruolo di mezzala a volte, quindi però davanti mi trovo molto meglio. Sicuramente stare fuori da casa, lontano dai propri familiari e tutto aiuta a crescere come persona, poi a conoscere nuovi compagni è sempre una cosa positiva, e questo ti aiuta anche in campo. Avere una società solida dietro ti aiuta a rendere anche meglio in campo, non avere pensieri, e sicuramente l'anno scorso qualche cosa mentalmente abbiamo lasciato. Sicuramente a livello personale spero di fare molti più gol e molti più assist, il terreno di gioco è stupendo, quindi anche con le mie caratteristiche spero comunque di rendere al meglio.
Tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione di TG6 del 19 e del 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.